Buongiorno, benvenute e benvenuti in presenza e in streaming al Muse di Trento, questo bellissimo spazio che ospita un dialogo tra importanti economisti che vi presento subito. Laurence Boon, capo economista dell'OECD, grazie per partecipare, è un grande onore per noi averla oggi. E Salvatore Rossi, anche lui economista di primo piano, è stato direttore generale della Banca d'Italia e oggi è presidente di Team Telecom Italia. Allora, di cosa parliamo? Su che cosa si confronteranno i nostri economisti? Sulle politiche economiche che vanno messe in campo per contrastare, per uscire, per superare la crisi pandemica, diciamo coniugando questa cosa con il contrasto al cambiamento climatico, con le politiche ambientali. Un sentiero molto stretto, qua nessuno penso si nasconda come diciamo, la scossa necessaria che dovrà essere data all'occupazione, se è vero che andiamo incontro a una perdita di lavoro, di posti di lavoro senza precedenti, alla necessità di riportare le economie mondiali alla crescita. Abbiamo imparato tantissime cose in questi giorni, in questo 15° festival dell'economia. C'è un filo rosso che ci ha condotto fin qui ed è il concetto che è stato, diciamo, riportato tra le priorità dell'esternalità economica, cioè del, e qui cito il direttore scientifico del festival Tito Boeri e la Nobel Esther Duflo, cioè il fatto che le nostre azioni oggi possono avere un impatto positivo o negativo sulla vita degli altri e di chi soprattutto verrà dopo. Quindi, diciamo, la tentazione di scaricare i costi della crisi oggi sui nostri figli resta forte, probabilmente al di là delle linee di indirizzo che i governi si stanno dando sotto la leadership della Comunità Europea, in particolare della Presidente von der Leyen. Ma passerei subito, non vi annoio oltre, lascerei la parola ai nostri ospiti con una domanda per tutte e due, alla quale risponderà prima Boon. Come abbiamo detto, il Covid ha gelato, ha avuto un impatto micidiale sulle economie del mondo. A che punto siamo adesso? Adesso che tra l'altro si parla di seconda ondata, qualcuno la sta già vivendo, e qual è l'outlook per i mesi a venire? Grazie. Grazie, è un piacere essere con voi, e purtroppo la pandemia mi ha impedito di venire a Trento. La principale caratteristica che abbiamo è l'incertezza. È difficile fare proiezioni quando non sappiamo come evolverà la pandemia. Dunque, la prima parola che caratterizza la prospettiva futura è incertezza. Abbiamo affrontato la prima fase con il lockdown e poi la riapertura con una contrazione delle attività e poi un rimbalzo per molte attività, ma non per tutte. E fino a che non avremo un vaccino o una terapia, dovremo convivere con il virus, e questo significa che dovremo vivere con economie che opereranno al 90% della capacità. Che cosa significa questo? Significa che alcuni settori rimarranno piuttosto congelati per diverso tempo e
Poi ci saranno invece altri settori che andranno meglio. Dunque, quando guardiamo avanti, sappiamo che avremo questa economia che andrà al 95%. E questo dovrà indurci a fare politiche per i disoccupati, perché ci saranno tanti disoccupati. E poi dovremo aiutare le imprese, gli imprenditori che non stanno lavorando molto. E dovremo anche lavorare alle politiche ambientali, ma di questo parleremo dopo. Comunque diciamo che l'incertezza è la principale parola di questo Outlook. Diciamo, questo tema del lavoro resta centrale. Questa è una crisi che senza precedenti, anche per come ha colpito e sta colpendo i lavoratori. Sono le giovani generazioni, le donne, gli lavoratori autonomi, le partite IVA che stanno soffrendo di più la crisi e vanno ad ingrandire, diciamo, la platea dei non inclusi, dei non garantiti. Diciamo, questo resta un po' forse il punto da affrontare. Sì, senta, direi questo, che se parliamo di politiche economiche conviene subito distinguere l'emergenza dal rilancio. L'emergenza è stata terribile, come sappiamo ormai tutti, anche Laurence lo ha detto, è come se quando è scoppiata l'epidemia si fosse spalancato un abisso sotto i nostri piedi, un baratro fatto di chiusure, chiusure nostre in casa, ma chiusure anche di capannoni, di uffici, e quindi è caduto il PIL, ma è caduta anche l'occupazione. In particolare le categorie meno protette, più precarie che lei citava, hanno sofferto subito. Le politiche economiche dovevano superare questa emergenza nell'ipotesi che durasse pochi mesi, ipotesi in parte confermata dalla realtà, in parte no, e lo vediamo fra un attimo, con mezzi di emergenza. I mezzi di emergenza non potevano che essere finanziari, soldi, sussidi, per aiutare l'economia intera a superare questo abisso, a passare dall'altra parte, dall'altra sponda, più o meno indenni. In realtà del tutto indenni sappiamo che non era possibile, però diciamo con meno danni possibili. Dopodiché, finita l'emergenza e con l'estate più o meno l'epidemia nei nostri paesi europei perlomeno si è attenuata molto, al di là della seconda ondata molto pericolosa a cui stiamo adesso assistendo in alcuni paesi europei, e quindi si è posto il problema di politiche di rilancio. Qui il caso italiano diventa peculiare, perché l'economia italiana è una economia che veniva da un quarto di secolo di quasi stagnazione, di perdita di capacità di crescere economicamente, di produttività stagnante o addirittura declinante, per una serie di problemi su cui adesso non possiamo soffermarci. L'epidemia ci poteva e ci può tuttora dare il colpo di grazia, oppure può essere l'occasione per ripensare il quadro di politica economica, e quindi l'occasione di un rilancio che è stato inseguito negli scorsi anni, ma in realtà mai veramente avviato da nessun governo,
qui non è questione politica, non è questione di quel colore o quest'altro colore, è questione che non si riesce a trovare, non si è riusciti in passato, negli anni scorsi, a trovare il bandolo della matassa di un rilancio economico. L'epidemia potrebbe essere l'occasione, l'Europa in particolare, come ne parleremo forse fra un attimo, si appresta a stanziare molti fondi, molti più di quelli che normalmente l'Europa stanzia, proprio per facilitare una ripresa di medio-lungo termine delle economie europee. L'Italia bisogna che ne approfitti. Boon, torno a lei. Cosa si aspetta dall'Italia in questo senso? Adesso vedremo appunto cosa dirà più tardi il Premier Conte, che si collegherà al Festival, ma quali sono le attese in Europa? Sono del tutto d'accordo con Salvatore che la principale sfida per l'Italia è questa di rilanciarsi, è stato così da un paio di decenni, è un problema di crescita, sapremo che avremo una decrescita del 10% in Europa con un 8% in Italia e dunque non voglio qui concentrarmi sulla crescita, ma quello che veramente importa è che ci siano delle politiche che guardino avanti. E tra pochi giorni l'Italia dovrà preparare la proposta per il Recovery Fund e quello sarà veramente cruciale per dare il via a questo rilancio che veramente dobbiamo vedere in Italia. Bisogna innanzitutto concentrarsi sul capitale umano, sulla gente, facendo in modo che le persone siano ben formate, abbiano le competenze per lavorare nei nuovi settori. E poi ci sono altri punti in cui lavorare, dare la giusta formazione alle persone che fino adesso hanno delle competenze basse e non adeguate, aiutandoli così ad entrare sul mercato del lavoro. E poi c'è il problema dell'esodo di tanti giovani molto ben formati che per esempio sono anche qui nella mia organizzazione, italiani che sono appunto all'estero e che dovrebbero magari tornare in Italia. Dunque da una parte bisogna lavorare alle competenze umane, ma poi ci sono anche gli investimenti che saranno fatti grazie al denaro europeo. Oggi l'Italia, come altri paesi europei, ha un'enorme opportunità di investire nel futuro, non solo nella scuola e nella formazione, non solo nella sanità, e questo ovviamente è molto importante, come ha dimostrato la pandemia, ma ha a che fare anche con l'energia e le infrastrutture. Come sapete, l'Unione Europea ha dei progetti per il clima molto ambiziosi, difficili però da realizzare. Dunque, sappiamo che c'è bisogno di molti investimenti e adesso è possibile avere prestiti a basso tasso di interesse. E poi c'è il Recovery Fund e l'Italia, come molti altri paesi, ha un'opportunità davvero unica di investire in politiche che creeranno un futuro più pulito, per così dire. Vorrei parlare di quanto è successo nel 1935, quando gli Stati Uniti hanno lanciato il New Deal.
magari ci crederete o no, ma la gran parte degli investimenti fatti a quel tempo sono stati fatti in energia pulita, trasporti e nell'industria manifatturiera, e quello ha consentito il potenziamento della rete elettrica, della rete idroelettrica, e anche ha permesso alle aree rurali di avere luce elettrica. Ecco, se torniamo al nostro periodo, quello che possiamo fare è, per così dire, attrezzare l'Italia e anche gli altri paesi in maniera migliore dal punto di vista digitale. Questo è assolutamente importante per molti ambiti. Possiamo veramente avere un cambiamento in modo che si possano applicare politiche che portino a questo cambiamento digitale verde, e sono certa che anche Salvatore è d'accordo. La dimensione tecnologica e tecnologica delle nuove tecnologie come può aiutare in questa direzione? Mi sembra che la professoressa Boon abbia sottolineato, no, l'occasione unica dell'Italia di fare il salto per superare questo divide che la tiene lontana dalle medie degli altri paesi industrializzati. Io sono stato molto affascinato dal parallelo che ha fatto Laurence fra quello che è accaduto in America quasi 100 anni fa col New Deal rooseveltiano e quello che potrebbe accadere nei nostri paesi europei, in particolare in Italia, questa volta. E anche questa è una circostanza tragica, come fu la Grande Depressione negli Stati Uniti, con l'aggravante nel nostro caso che un sacco di gente ha perso la vita a causa della malattia. Però è molto vero quello che diceva Laurence, che il New Deal rooseveltiano fu incentrato anche intorno all'uso di tecnologie che rendessero, che ne fossero consapevoli o no, più clean, più verde, più meno inquinante l'ambiente. Esatto. Appunto, facendo un salto temporale molto ardito e venendo ai giorni nostri, le tecnologie cosiddette digitali sono anche questo. Sono certamente un grande motore di crescita economica, questo è sotto gli occhi di tutti, non vale neanche la pena di spiegarlo, ma al tempo stesso consentono le tecnologie digitali rispetto a quelle analogiche, rispetto al mondo vecchio di fare cose, di risparmiare agenti inquinanti, anidride carbonica. Faccio un esempio soltanto, adesso un esempio tratto dalla mia esperienza di quest'anno. Allora, i cavi in fibra, attraverso di cui si parla tanto in questi giorni, attraverso cui si trasmette la comunicazione degli esseri umani ma anche delle cose, rispetto ai cavi in rame, che sono la tecnologia precedente, sono fatti di silicio e per di più trasmettono la comunicazione con la luce. Per questo stesso fatto tecnologico consentono di ridurre molto le emissioni inquinanti. È un esempio fra i tanti che si possono fare, però è molto importante. Quindi abbiamo a portata di mano delle tecnologie che al tempo stesso fanno avanzare molto la crescita economica, e Dio sa quanto noi italiani ne avremmo bisogno, e possono anche contribuire a questo grandioso problema che tutto il mondo ha in questo momento del degrado ambientale e delle emissioni di CO2 che minacciano veramente di farci
scomparire come genere umano. Ma noi siamo in grado adesso, come tutti sapete, TIM sta lavorando alla rete unica, che sarebbe una grande innovazione infrastrutturale nel nostro paese, ma siamo in grado di realizzarla in tempi che ci consentano di star dietro a questo cambiamento, cioè di anche un po' di anticiparlo forse? Cioè di raggiungere, qui si tratta di raggiungere, di connettere tutte le famiglie e tutti i luoghi italiani. Guardi, la risposta è semplice, sì, siamo in grado, tecnicamente, tecnologicamente siamo in grado di farlo, possiamo farlo e lo faremo, anche perché, come tutti sanno, l'epidemia ci ha rivelato, ci ha proprio fatti sbattere contro un'evidenza lampante, cioè essere connessi è importante. Tutti noi ci possiamo ricordare che durante i mesi del lockdown il momento di connetterci con qualcun altro, che fosse un affetto, un fratello, un amico, o che fosse anche il luogo di lavoro, che fosse una faccia ma anche un documento scritto, era forse il momento più importante della giornata. Stando chiusi in casa, la finestra sul mondo era quella. Quindi la connessione di telecomunicazione è fondamentale, è basilare, come l'aria che respiriamo. Questa cosa era vera pure prima, però l'epidemia ce l'ha rivelata con grandissima evidenza, e a questo punto l'idea di avere una rete di telecomunicazioni fatta di fibra fino alle case, il più possibile unica, il più possibile che eviti sprechi, perché scavare per posare fibra, tra l'altro la fibra ottica è vero che facilita l'ambiente, migliora l'ambiente, ma scavare no, perché scavare è un'attività vecchia che produce un sacco di danni ambientali. Quindi se si riesce a evitare la duplicazione di scavo, oltre a risparmiare soldi, a far risparmiare soldi all'economia, risparmia anche questo l'ambiente. Questo è importante, nel senso che si potrebbe fare dei lavori che migliorino, che includano anche la rete elettrica, che mette insieme tutta la ristrutturazione dei suoli. Ma sì, certo. Sì, indubbiamente. O sarebbe troppo costoso? No, guardi, il problema non è il costo, anzi, viceversa, si risparmierebbe, almeno l'economia tutta risparmierebbe. Poi i singoli soggetti coinvolti, che possono essere privati o pubblici, poi trovano il modo, ciascuno nel suo ambito, di far quadrare i conti del proprio bilancio. Ma macroeconomicamente è sicuramente un risparmio. Professoressa Buono, immagino che lei concordi sul ruolo centrale delle nuove tecnologie, anche in base a quello che ci ha detto prima, però forse da sole non bastano. Cosa dovrebbero fare i governi, per esempio dal lato delle politiche fiscali? Sì, sono assolutamente d'accordo sul ruolo delle tecnologie digitali. Ci sono alcune cose che i governi, secondo me, possono fare e in cui possiamo anche trarre delle esperienze dal passato, degli insegnamenti dal passato, in relazione alle politiche che sono intese a sviluppare, per esempio, le macchine elettriche, ma anche le ristrutturazioni a fini energetici delle case. Ecco, questi sono settori in cui abbiamo bisogno sia di investimenti che di incentivi. Per quanto riguarda gli investimenti, ho già fatto degli esempi. Insisto a questo punto sul fatto
che è estremamente importante non ripetere errori e essere molto attenti con gli investimenti, che cosa si fa soprattutto in relazione alle iniziative contro il cambiamento climatico. Se si investe nelle macchine elettriche è un investimento di 15 anni, se investiamo nei pannelli solari e nell'eolico e la rete digitale di cui abbiamo già parlato, allora parliamo di investimenti che ragionano su un ordine temporale di 20 anni. Se parliamo di energia nucleare sono 50 anni, se parliamo di trasporto infrastrutture, ecco, sono investimenti in cose che poi durano per 100 anni. Quindi la pianificazione dell'investimento deve essere molto attenta e deve essere a lungo termine. Questa è la prima cosa che i governi devono fare. C'è poi un altro aspetto, e questa è una lezione appresa dall'ultima crisi. Dobbiamo sì dare degli incentivi e possiamo per esempio farlo in relazione al carbon pricing, su cui possiamo tornare dopo, e questo continua ad essere molto importante per i governi, perché in questo momento di grande incertezza avere una visione chiara di come agire a livello di carbon pricing aiuta il settore privato ad investire nella tecnologia giusta, quindi dobbiamo cominciare a pensarci. Questo mi porta al terzo punto, perché sappiamo che il carbon pricing può avere delle ripercussioni negative sui più vulnerabili, per i più vulnerabili che si possono permettere macchine che costano poco, che hanno bisogno di tenere le proprie macchine a lungo per andare al lavoro, e questo vale anche per il settore del riscaldamento, che impatta molto sul bilancio delle famiglie. E ci sono anche degli effetti sulle aziende, e qui pensiamo agli incentivi nell'ambito dell'energia, aziende che sono reduci da una crisi. Negli ultimi 10 anni abbiamo capito che è importante avere certezza in relazione al carbon pricing, e che quello che si ricava dal carbon pricing deve essere utilizzato non per mettere a posto il bilancio dello Stato, ma per aiutare le persone che subiscono delle conseguenze negative. Gli incentivi per cambiare comportamenti non portano a dei gettiti, diciamo così, che non devono essere utilizzati a fare altro che aiutare appunto i più vulnerabili. Penso a questo nel settore dell'edilizia, penso al consumo energetico, penso alle infrastrutture, penso ai consumi anche delle aziende, che a lungo termine devono essere verdi. Quindi incentivi, carbon pricing, sistemi di compensazione che devono essere accettabili a livello pubblico e che non devono danneggiare nessuno, una visione poi a medio e lungo termine per gli investimenti, perché naturalmente gli investimenti hanno una durata lunga. I fondi europei devono essere utilizzati in modo molto saggio a questo proposito, per essere certi che questo bilancio, diciamo così, che è unico, sia utilizzato bene, perché magari allora ne avremo anche altre di iniziative di questo tipo. Una visione prima di muoversi, la visione di quello che vogliamo ottenere, e diceva la professoressa, ci vuole molta attenzione, prudenza, considerando, diciamo, una pluralità di elementi che vanno dal apprezzare le emissioni a compensare chi di queste emissioni, cioè chi paga di più il prezzo di tasse come la carbon tax, e indurre le persone a cambiare i propri comportamenti. In questo quadro, che mi sembra molto tra l'altro riassuntivo di tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, in questo quadro il ruolo dell'investitore privato qual è? Cioè la collaborazione tra privato e pubblico, come, lo chiedo a lei che è presidente di una grande società quotata e di un settore strategico, come si articola la collaborazione tra pubblico e privato?
Guardi, come lei ricordava, è vero che da un anno sono privato, per così dire, cioè presiedo un'azienda che privata ma di interesse pubblico, diciamo. Esatto, però i miei precedenti 40 anni di vita lavorativa li ho passati nel settore pubblico. Da civil servant. quindi ho idea sia delle esigenze, degli obiettivi del pubblico, sia adesso delle esigenze e degli obiettivi del privato. Mai come in questo momento, dovendo affrontare il difficile compito di riprendersi e possibilmente rilanciare le economie dopo questo terribile evento dell'epidemia, mai come in questo momento bisogna che ci sia, come dire, direbbero gli economisti, economia di scopo, cioè sinergia fra pubblico, quindi politiche economiche, politiche pubbliche e privato. Ovviamente il privato fa gli interessi privati, degli azionisti per esempio, delle grandi aziende o anche delle piccole aziende coinvolte. Però l'obiettivo è comune, perché anche le aziende private, se tutta l'economia collassa e se la società collassa, non vivono più, non sopravvivono, quindi c'è un obiettivo comune. Bisogna che anche i privati abbiano consapevolezza degli obiettivi pubblici condivisi e collaborino a realizzarli. Scendendo sul terreno più concreto e venendo a noi, non c'è dubbio che c'è un grande ruolo da svolgere per i privati. Poi non ci dimentichiamo che le economie sono fatte di imprese, sono le imprese che producono il reddito che poi serve a pagare gli stipendi di tutti. Quindi è vero che il settore pubblico fa le politiche, quindi orienta, quindi dà delle guidelines, delle direttive, però è anche vero che chi fa le cose sono i privati, sono le imprese private, perlomeno in un'economia di mercato. E c'è secondo lei questa consapevolezza del privato che va oltre l'interesse, cioè il bisogno di fare gli utili e di produrre? Cioè questo senso più alto. Guardi, secondo me sì, c'è, servizio al paese. Lì dove non c'è va stimolato, però non, come dire, emettendo ukase, cioè, ma incentivando, convincendo di quella cosa che dicevo io prima, che in fin dei conti è interesse anche delle imprese private che tutta l'economia prosperi, si riprenda adesso e poi prosperi in futuro. Quindi questa consapevolezza lì dove non c'è, ma secondo me è abbastanza diffusa, ma lì dove non c'è va stimolata. E professoressa, lo chiedo anche a lei. Nei modelli europei le imprese private come si stanno orientando? Cioè anche questo è il cambiamento, culturale cui dobbiamo andare incontro. Cioè che il privato non metta i profitti sempre al primo posto. Prego. Grazie. È vero, sono d'accordo con Salvatore. C'è una nuova dimensione che secondo me esiste già dalla crisi finanziaria, vale a dire che le aziende devono tenere conto di tutti i loro stakeholder, e quando ci chiediamo chi sono gli stakeholder, ovviamente sono la proprietà delle aziende, ma anche il personale, i lavoratori, ma anche le comunità in cui si trovano le aziende. E lo vediamo negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa. Vediamo che come una comunità reagisce quando c'è un'azienda che ha un progetto di investimento in quella comunità, oppure quando decide di chiudere uno stabilimento. Dunque è importante tenere conto di tutti gli stakeholder, è una responsabilità dell'azienda.
Quando parlavamo prima di investimenti di lungo periodo, dicevamo proprio che c'è una domanda crescente di investimenti durevoli e che tengano conto di quello che succederà in futuro. Per esempio, avete sentito parlare di stranded assets. Se oggi un investitore investe in una compagnia di energia, deve vedere anche e guarderà sicuramente come quella compagnia progetta il futuro, quale visione ha per il futuro. Ecco, guardando i prezzi azionari di queste aziende quotate in borsa, vediamo che proprio i prezzi reagiscono in base a questa visione. In Europa parliamo di investimenti sostenibili, investimenti verdi, e dovremmo veramente insistere di più su questi concetti in modo che anche gli investitori sappiano che quando devono investire se l'azienda ha queste misure verdi, se tiene conto del suo footprint, per esempio. E credo che questo sarebbe molto apprezzato dalle persone che investono in queste aziende, non solo i grandi investitori, ma anche gli investitori normali come me, come voi. Ecco, lo vediamo anche con l'aumento della domanda di investimenti in infrastrutture verdi. E per questo abbiamo bisogno di quanto diceva Salvatore, vale a dire una collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. In passato questo non è stato fatto, spesso vedevamo che il settore pubblico correva i rischi mentre il settore privato si prendeva solo i guadagni. Ma per esempio nel Regno Unito lo si fa abbastanza, e quando c'è una buona combinazione tra pubblico e privato, pensiamo alle batterie per esempio, non abbiamo infrastrutture per le batterie in Europa e ne abbiamo bisogno. Ecco, questo sarà super importante. E poi un'ultima cosa e poi mi fermo, riguarda la ricerca e gli investimenti. Negli Stati Uniti si parla di denaro pubblico che viene concesso alla ricerca su base competitiva perché le aziende private possono investire in attività promettenti. Ecco, potremmo trarre ispirazione da quel progetto americano. In America, per esempio, questo tipo di sovvenzione alla ricerca privata ha dato origine a Internet. Ecco, potrebbe essere una buona idea trarre insegnamento da quell'esempio. Esattamente in tempo per raccogliere le domande dal pubblico. E io ne ho subito una di gran prestigio della professoressa Termini a Rossi. Come ex banchiere centrale, con i tassi di interesse così bassi e una politica monetaria molto espansiva in Europa, negli USA e nel mondo, i tassi di interesse così bassi aiutano la ripresa di investimenti o sono un rischio per i mercati finanziari? La speculazione può riattivarsi? Dunque, i tassi di interesse bassi sono sicuramente la precondizione di qualunque investimento consistente, non c'è dubbio su questo. Ovviamente, quando sono molto prolungati nel tempo, tassi di interesse bassi o addirittura nulli o addirittura negativi hanno anche degli inconvenienti. Alcuni settori, alcuni comparti del settore finanziario, le assicurazioni per esempio, possono soffrire di questo nella loro qualità di investitori.
Però normalmente un tasso di interesse quanto più è basso tanto più favorisce gli investimenti. Il problema è che nel frangente in cui ci troviamo, nel frangente storico, che è un frangente che dura ormai da diversi anni, la politica monetaria da sola, cioè la politica di interesse, di tassi di interesse bassi, è la precondizione ma non è il motore. Non può essere il motore di un investimento, di una crescita, di un rilancio, di uno sviluppo. I motori possono stare nel settore privato, nel ritorno alla capacità, alla voglia di rischiare, di fare nuove imprese, nuove iniziative imprenditoriali, e dal lato del settore pubblico nelle politiche fiscali. Le politiche monetarie hanno, secondo me, un pochino, come dire, esaurito il loro compito. Loro possono continuare a tenere le condizioni così come sono, il più possibile favorevoli, ma non possono essere, ripeto, il motore di uno sviluppo. E come potrà essere superata questa condizione? Cioè come... E appunto, glielo ho detto, è una combinazione di politiche fiscali. Ah, okay. E di voglia di fare e di innovare, di intraprendere da parte dei soggetti privati, che in questo momento sembra attenuata perché prevale in quasi tutti l'incertezza, il timore, il futuro. Io francamente non lo so come si possa interrompere questo circolo vizioso, però certo va interrotto soprattutto in alcuni paesi, penso all'Italia in particolare. È vero che l'Italia non è l'unica economia a trovarsi in questo momento in una trappola di sviluppo inferiore al potenziale, a quello che potrebbe, però certo l'Italia è in questa condizione da molti anni ormai. Ti girerei la domanda anche alla professoressa Boon, dal suo osservatorio privilegiato dell'OECD. Cosa vede nel mondo? Cioè, sono tanti i paesi in questa, diciamo, trappola, come l'ha chiamata il professor Rossi, la trappola del sviluppo inferiore a quello che potrebbe essere. In questo momento sì, c'è un rischio elevato che sia così. Se le politiche non aiutano con maggiore forza ad uscire da questo circolo vizioso, possiamo rimanere intrappolati. Vorrei però dire alcune cose. E qui mi ricollego anche a quanto detto da Salvatore in relazione al settore assicurativo e altro. Bassi tassi di interesse significa che si investe in fondi sovrani, ma bisogna avere anche investimenti più produttivi nell'equity e non obbligazioni sovrane. Ecco, questa è una cosa che da tempo aspettiamo e dovrebbe esserci un cambiamento a livello proprio di regolamentazione sulle politiche assicurative, in modo che le equity siano meno penalizzate di quanto sono oggi, e in modo che questi grandi investitori possano fare degli investimenti anche un po' più rischiosi. Quindi i regolamenti sono un aspetto su cui lavorare. E non dico che sia semplice, è chiaro, ma la situazione in cui siamo oggi impone che si cerchi di infondere fiducia, e se non riusciamo a dare e infondere fiducia in questa situazione, e noi tutti possiamo fare la nostra parte per assicurarci che non ci sia una seconda ondata, osservando il distanziamento sociale, eccetera, non ce la facciamo, e queste politiche possono aiutarci. Abbiamo imparato tanto da questa crisi, dalla fase 1 della crisi abbiamo imparato tanto. Sappiamo quali strumenti abbiamo per aiutare le aziende e aiutare le persone, e i policy maker possono impegnarsi ad utilizzare questi strumenti in modo che sia adeguata alla situazione economica. Per esempio,
se ci deve essere di nuovo un confinamento in determinate città o in alcune aree, si possono subito applicare degli schemi per il mantenimento del posto di lavoro, ci sono degli strumenti per la protezione delle aziende durante questo periodo di chiusura, e poi quando il settore si riapre le politiche possono essere riadattate per aiutare le persone a ritornare al lavoro. Ecco, una delle cose che l'Italia può fare, può avere delle procedure con corsie privilegiate più veloci per le aziende in maggiore difficoltà, perché sono percorsi lunghi questi. E possiamo e dobbiamo anche lavorare affinché non ci sia stigmatizzazione delle imprese che non ce la fanno a causa della crisi. Questo farebbe sì che ci fosse più fiducia e anche una maggiore disponibilità ad assumersi dei rischi. E visto che siamo qui con Salvatore, non possiamo non parlare di tecnologia digitale. Abbiamo visto in questa crisi, a proposito del digitale, che possiamo fare molte cose e che possiamo anche misurare quasi in tempo reale quello che le persone fanno a livello di consumo, a livello di tempo libero, cioè vediamo che cosa fanno le persone e possiamo quindi adattare le politiche per aiutare chi è stato danneggiato dalla crisi, persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi. Possiamo misurare meglio se le persone consumano o meno e allora possiamo mirare i messaggi affinché ci sia un consumo migliore. Ecco, le politiche possono utilizzare queste tecnologie che sono in evoluzione e deve esserci un'evoluzione in linea con l'andamento economico. Trovo che questo sia fondamentale in questo momento, in questa congiuntura. Solo che sono molto d'accordo con quello che ha detto Laurence, è un punto non sufficientemente, secondo me, discusso questo nel dibattito pubblico, quanto il digitale, le nuove tecnologie possano aiutare anche la politica economica a essere più precisa e più tempestiva. Io ancora mi ricordo, avendo ormai una certa età, che negli anni 70, quindi mezzo secolo fa, l'Italia si ritrovò nel mezzo di una crisi valutaria terribile, parlo del 76, del gennaio 76, semplicemente perché chi reggeva la politica monetaria a quel tempo non aveva sufficienti informazioni tempestive su quello che stava succedendo. C'era un lag temporale di 3, 4, 5 mesi, in particolare che le riserve valutarie si stessero depauperando a rotta di collo in quel frangente, non era noto a chi gestiva il cambio, se non alcuni giorni dopo. O intuitivamente. Voglio dire, sembra incredibile, incredibile con gli occhi di oggi che questo potesse essere successo, ma successe effettivamente. Allora, le tecnologie digitali, rendendo real time l'effetto delle politiche economiche e la conoscibilità di questo effetto, le rendono molto più efficaci le politiche economiche. Quindi sono molto d'accordo sul sottolineare anche questo aspetto positivo delle tecnologie digitali. Comunque avete ragione, questo è un bellissimo tema che dovrebbe consentirci anche di essere più efficienti nel contrasto all'evasione, per esempio. Su questo auspicio vi ringrazio, saluto la professoressa Boon, grazie ancora. Ciao Laurence. Per essere stata con noi, grazie professor Rossi e lascio al prossimo incontro. Thank you.